Buongiorno gente, allora vi ho fatto un look da zero. Come vi ho promesso, avrei iniziato a creare dei look utilizzando la subculture di Anastasia Beverly Hills.
primo look ho voluto utilizzare diversi prodotti nuovi, tra cui non solo la magnifica e stupenda palette che tanto oramai conoscete tutti quanti, e che vorrei premettere intanto che è stata una palette che ho amato subito e che ho desiderato dal primo istante che l'ho vista. Contate che il costo comunque è bello alto, pur riconoscendo che è un marchio che è veramente con i contro, perché è veramente un prodotto fantastico. Già dal primo utilizzo me ne sono innamorata ancora di più. Pur essendo una palette molto particolare, è vero, dei look si possono costruire, però credetemi, dovete avere la calma più assoluta, perché veramente è un prodotto che gli ci vuole tempo per essere lavorato bene. Una cosa che ho riscontrato è che con questa palette, se non avete una buona mano, create veramente delle macchie che poi da levare sono difficili. Tanti ne hanno parlato malissimo, è parecchio polverosa, io l'ho riscontrato dal primo utilizzo, perché vedete, si vede proprio che viene scavata la cialda, si vede proprio a occhio nudo. Però se avete la calma di poter prendere il prodotto, di poterlo lavorare, evitate di rovinare troppo la cialda. Per il resto io posso solo dire che sono ovviamente dei prodotti fantastici, perché sono setosi al tatto. Ho notato come la polvere era veramente soffice e delicata da poter lavorare, e pur rilasciando colore veramente forte, pigmentato, veramente pieno, se avete la calma di poterlo lavorare tranquillamente il look si fa. Quindi ho deciso per questo primo tutorial di costruirlo di getto, quindi quello che più mi attirava l'ho preso e l'ho utilizzato. Come ha detto Mr. Daniel, è uno dei youtuber che ho seguito al riguardo, gli si deve creare una base cipriata. Io che cosa ho fatto? Ho messo proprio un velo di fondotinta in polvere, ma proprio un velo, per poi andare a utilizzare i long lasting. Non ho visto gente che utilizzava prodotti in crema. Con i long lasting di Kiko vedo che tranquillamente gli si può creare una base iniziale che non gli crea problemi e non va a creare il colore a macchia, perché essendo una base grassa avevo paura che potesse prendere il pigmento e creare una macchia che non si potesse lavorare, e invece ho visto che ho potuto lavorare bene il prodotto. Ultima cosa che voglio dire della Subculture: gli viene dato un pennello in dotazione. Io l'ho provato, io non so voi, ma io già vedo che il mio perde peli, non è un granché come pennello, almeno io ho provato la parte da sfumatura. Questo non mi piace, devo essere sincera, perché è ruvido, lo sento proprio che è ruvido, è pesante. Adesso studierò altri look, così poi ve li farò piano piano. Fatemi dire che in più vedrete in azione questa nuova tinta di MAC, che sapete io amo le tinte di MAC, e questa fa parte della nuova linea delle tinte metallizzate. Attenzione, ci sono due nuove linee metallizzate, questa è quella di questa tinta qui, e mi è piaciuto tantissimo perché è questo nude bellissimo che, come vedete, assomiglia al tono delle mie labbra. Volevo un nude da tutti i giorni, mentre l'altra collezione è questa qui. Quindi attenzione, perché questa è veramente una linea di colori pazzi, metallici e via dicendo. Poi, per continuare, Dior Haul vi ho mostrato questo acquisto qui, ovvero lo stick nuovo Infallible della L'Oreal, che come sapete è della linea del 24 ore Infallible come fondotinta liquido. Come vedete l'ho utilizzato. Come prima impressione devo dire mi piace, anche se però al tatto è asciutto. A livello proprio di sensazione invece sono un po' amareggiata, perché mi sento come se fossi unta. Quindi non riesco a capire se è una caratteristica di questo fondotinta oppure se è proprio perché ancora gli ci vuole per asciugare. Come vedrete il colore per fortuna è quello, è il mio. Come al solito sono andata a fare contouring, blush e illuminante. Infine vi utilizzo questi due prodotti qua che avevo acquistato da tempo fa. Questo, lo sapete, è l'illuminante di MAC della linea Bao Bao, che purtroppo, io ve lo dico, è stata una spesa presa sul momento perché mi piaceva, perché era un illuminante, come vedete, molto leggero, un po' soft, che si vede, e a differenza di Superb, sempre di MAC, non ha un effetto glow ma un effetto proprio visibile e glow. Poi invece come blush lui, questo me l'aveva regalato mia cugina, ogni volta dicevo devo inserirlo in un tutorial. Allora, questi sono i famosi blush di Nabla, li vedevo sempre un po' da lontano,
parliamo del Natale scorso, mi ha regalato questo qui. Ci sono rimasta perché ero molto curiosa di provarli, poi ne parlavano bene e quindi sono rimasta veramente molto molto contenta. È un blush che si può trasportare senza problemi, poi come sapete si può levare la cialda e ve la potete mettere nella palette e trasportarlo. E come vedete è questo colore bellissimo prugna. Ho deciso di inserirlo perché col prugna della palette di Anastasia Beverly Hills secondo me si sposava benissimo. Bene gente, io ho detto tutto. Spero che come primo tutorial dedicato a questa palette vi piaccia. Come sempre aspetto di sapere la vostra. Vi mando un grosso bacione e al prossimo video. Ciao!